visto che facciamo un tribalozzone, usiamo gli aghi quelli da tribali. Aghi e puntali, che lo ti faccio vedere, sono sterilizzati all'origine a ossido di etilene e hanno date di scadenza. Ok? Belle Arti 1938, nel cuore di Arezzo, in via San Francesco, a pochi passi dall'omonima piazza. Dal 1938 al servizio degli artisti, professionisti, restauratori, studenti, appassionati di arte e scrittura. Da Belle Arti 1938 troverete un vasto assortimento di carte, colori, pennelli, matite, tele pronte e su misura. Pennarelli per grafici e fumettisti, bombolette per writers e street artist e molto altro ancora. Belle Arti 1938, via San Francesco 5, ad Arezzo. Riscopri il gusto di mangiare fuori. Piadina Più, il più che fa la differenza. Leggera, nutriente, gustosa, con tante ricette esclusive per un gusto inimitabile. Classica, speciale, sfiziosa, 9 cereali con molte altre varianti. Friabile, leggera, dorata e Piadina Più. Ad Arezzo al centro commerciale al Magnifico. Più 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 più, Piadina Più. Andiamo a cacciare! Bentornati a Professione Tattoo Tour, il nostro viaggio all'interno del mondo dei tattoo, come sempre assieme ad Emiliano Marchetti. Oggi parleremo dei tatuaggi Maori. Il tatuaggio Maori ha origini antichissime come tatuaggio in sé, insomma è una cosa che l'uomo fa da sempre, da quando esiste il concetto di civiltà. Già dalla mummia di Similaun si hanno tracce del tatuaggio, quindi si sta parlando di 3300 anni avanti Cristo. Ma il tatuaggio Maori ha un fascino tutto particolare. Considerate che nelle isole della Polinesia, in quella zona lì di mondo, un tatuaggio, soprattutto a Tahiti, è stato praticamente represso e cancellato dalla dominazione cristiana per tantissimo tempo. E quindi per tanto tempo non si è potuto praticare quest'arte antichissima. E questo, in particolare il tatuaggio tahitiano, ne ha risentito tanto. Hanno resistito un po' di più le isole Marchesi e Maori, che erano lì vicino, che sono state un pochino più coriacee contro la dominazione cristiana. Infatti, terminata questa, il tatuaggio è tornato in auge. Noi abbiamo conosciuto questo affascinante modo di decorare il corpo grazie ai primi viaggi dei primi esploratori, con il capitano Cook, che con i suoi viaggi ha raggiunto questi territori fino allora inesplorati e ha scoperto le popolazioni indigene completamente tatuate in questo modo. Tornando nel nostro vecchio continente, parlava di queste isole pacifiche, rilassate e in perfetta armonia con la natura, come le isole dell'utopia le chiamavano. Quindi tutti i marinai erano affascinati da questi nuovi popoli. Dicevo, finita la dominazione cristiana, questo modo meraviglioso di decorare il corpo è tornato in auge ed è arrivato fino a noi grazie a artisti contemporanei che hanno riproposto quest'arte antichissima. Considerate
che cosa si è trovato davanti il capitano Cook quando è arrivato lì, che ha visto gente tatuata sul volto, sulle mani, con un'eleganza incredibile, una dignità incredibile, molto diversa dalla cultura che lui stesso conosceva, di marinai, di bucanieri, pirati e cose del genere. Quindi quello che faremo oggi è decorare questa meravigliosa gamba d'acciaio, no? Vedremo se è d'acciaio, qui sull'ossetto, con un tatuaggio maori che ha delle caratteristiche molto interessanti, ha zone nere e zone vuote. Le popolazioni di quei territori là usavano riprodurre a modo loro la loro quotidianità, quindi ci sono degli elementi che richiamano ad alcuni animali, alla vegetazione, alle armi. Considerate che si tatuavano, soprattutto nel tatuaggio tahitiano, si tatuavano principalmente le caste importanti, quindi guerrieri, uomini di importanza sociale. Le donne, per esempio, si tatuavano quasi soltanto sul viso in piccole zone o le mani. E i tahitiani non si tatuavano il viso, a meno che non fossero capi tribù oppure sacerdoti, mentre invece il maori si tatuava molto il viso. Avete visto sicuramente un vecchissimo film, Once Warrior, in cui si vedono i guerrieri col viso molto tatuato. La gente comune, diciamo, chi non aveva un ruolo sociale importante, si tatuava un pochino meno. Comunque queste storie affascinanti le trovate in dei libri meravigliosi che io vi consiglio di andare a vedere in libreria invece di cercarveli su Google, insomma, che è molto più interessante. È tornato in auge intorno agli anni 60-70, nel 1990, 1980, non mi ricordo esattamente il periodo, un grande artista che adesso è scomparso, Paolo Suluape, ha riportato in Europa questa antica forma d'arte con le tecniche tradizionali vere, che si usavano delle bacchette che avevano dei taglienti ricavati da ossa di animali appuntiti o da conchiglie appuntite, e avevano una forma tipo a L così, e con un altro martelletto battevano sopra riproducendo i loro disegni. A livello grafico, tra il tahitiano, il polinesiano, il marchesiano e il maori ci sono delle differenze importanti. Diciamo che a un occhio inesperto sembrerebbero tutte uguali, in realtà c'è una differenza grafica importante. Da piccole linee sottili parallele con delle piccole inserzioni a delle grosse porzioni nere con delle piccole aperture, oppure a un equilibrio molto armonioso fra vuoto e nero, che è quello che faremo oggi, una cosa che sta un po' a metà fra il riempire con il vuoto e il riempire con il pieno. Quindi alla fine una cosa importante è che questo tipo di tatuaggio tiene molto molto conto dell'anatomia del corpo, quindi risulta essere molto decorativo e molto bello, in armonia con le linee del corpo. Ci sono artisti contemporanei, anche italiani, molto validi, che hanno studiato tanto questa tecnica qui e questa cultura qui, riproponendo uno stile molto autentico, pur essendo noi lontani a livello culturale. Mi fa un po' tristezza vedere spesso questi tatuaggi eseguiti in modo brutto, quasi offensivo, no? E come dicevo prima, a lui che mi ha portato un disegno scaricato da internet, appunto, si vedono dei disegni che sono un po' dei tarocchi, cioè sono vagamente in stile, ma gli elementi rappresentati non hanno niente a che fare con la cultura o tahitiana o polinesiana o maori, quindi risultano essere, oltre ad essere molto brutti, anche offensivi. Secondo me i pochi artisti che sono in Italia che si sono dedicati a questa cosa qua hanno fatto molto bene a studiare a fondo questa cultura, alcuni di loro sono andati proprio lì ad impararla lì, e quindi diciamo che possono avere più diritto di altri di riproporla. Ok, nel mio caso quello che faccio io è un'interpretazione molto personale di questo stile qua. Non mi permetto di sentirmi uno dei sacerdoti di questa cultura qui. La rispetto molto, mi piace molto, la eseguo con estrema accuratezza, ma ovviamente io non sono maori. Quindi quello che viene fuori è una cosa in armonia col suo corpo, molto molto in stile, ma se lui volesse una cosa originale dovrebbe andare nelle isole Marchesi a tatuarsi, insomma. Sei d'accordo? Yeah!
Quindi ora faremo il disegno a mano. Perché non è possibile fare una velina su una parte così estesa, no? Perché la velina, il disegno su carta è su una superficie piana, si può fare un progetto per far capire vagamente a lui che cosa andremo a fare, ma io ho bisogno delle linee del suo corpo, dei suoi muscoli, per andare a scegliere le porzioni di corpo che andranno decorate. Quindi devo prima dividere la parte tatuale in diverse zone. Queste zone sono chiaramente identificate dalla sua muscolatura, così potente, poderosa e virile. Sì, eh? Sì. Poi mi dai... Già, perché hai scelto la gamba? Piacere personale. Piacere personale, lui è un feticista delle gambe, gli piace, gli piace sentire male qui. Proprio credo per l'armonia che dà, cioè che essendo fatto personale, che ognuno ce l'ha sulla propria gamba una cosa diversa, mi piace più che magari una cosa che possono avere tutti, insomma. Sì, considerate che originariamente questi tatuaggi raccontavano la vita di chi li portava. Se una volta che si raggiungeva un successo nella caccia o un successo sociale, veniva aggiunta una parte del disegno. Quindi il tatuaggio non era mai finito, era sempre in evoluzione. Per i bambini, per esempio a Tahiti, per i bambini, già le bambine tra gli 8 e i 10 anni cominciavano a tatuarsi, perché si pensava che quando era il momento di maritarsi e dovevano già essere molto ben decorate e belle, quindi si usava più che altro per le bambine, per le donne a livello decorativo. Per gli uomini, i bambini, i maschietti che affrontavano per la prima volta la caccia, dopo il successo della caccia cominciavano a tatuarsi, andando e crescendo fino ai 30 anni, continuavano a tatuarsi con questa logica, insomma, ogni successo veniva suggellato sul corpo con questa decorazione. Allora, cominciamo a dividere le parti di corpo. Un po' come si fa in macelleria, no? Qui ci facciamo la lonza, qui ci facciamo... Qui di lonza ci viene poco, come sa. Che dici? Vedi, io seguirò le linee del corpo qua. Vedete, qui si vede una linea, questa linea qua. Quindi io farò così per identificare questa zona. Poi si vede bene questa, quindi faccio così, vedete? Il polpaccio, poi c'è anche questa, quindi c'è anche questa da fare. Poi c'è questa. Vedi, quindi le zone da decorare sul suo corpo vengono fuori da sole. Girati un po' così, ancora, ancora, girati completamente, vai così. Vedete questa linea qui, io la seguo con la penna. Vedete la curva qua. Questo è il modo migliore per piazzare un disegno, cioè identificare le zone del corpo e le sue linee. Immaginate che se lui volesse fare un bracciale qua, una fascia, no? Il braccio, la gamba non è cilindrica. Vedete, scende qui a cono, ma non scende in modo uniforme. Questa parte è più dritta, questa è più curva. Se io facessi un disegno rettangolare, ipotizzando una fascia, quando voglio vado a mettere con la velina, si deformerebbe, quindi non tornerebbe mai, sarebbe sempre così. E soprattutto, quest'area qui non è simmetrica. Se io faccio una linea qui, questa non è uguale a questa, così come questa non è uguale a questa. Quindi è impossibile fare un progetto su carta che poi risulti efficace quando lo vado a mettere con lo stencil. Ho bisogno di disegnare direttamente sul corpo. Molti clienti fanno l'errore di venire col disegno scaricato da Google, lo vogliono identico, non funziona così, non si può fare. C'è chi lo fa e i risultati infatti poi si vedono, sono indecenti. Ci sono alcune zone che tenderemo a evitare, un po' per il dolore, un po' perché la pelle non è adatta, tipo questa zona qui è molto dolorosa, così, e quindi cercherò di fare capitare un vuoto nel disegno proprio in questa zona qua. Così come il ginocchio, la pelle non è molto adatta nel ginocchio davanti, oltre a fare male la percussione dell'ago sulla rotula, la pelle è molto spessa all'altezza delle articolazioni, quindi non è molto adatta, quindi anche qua farò in modo che il disegno qui abbia un vuoto. Poi se vedete la linea di simmetria, cioè la linea di mezzo, è una linea anatomica, non geometrica. Il centro della sua gamba non è perpendicolare al terreno,
E come vedete, questa parte è diversa da questa. Ogni disegno ha un nome preciso, ogni disegno che si fa, e ha un significato preciso. Avrete visto dei triangolini che richiamano ai denti di squalo, ha degli intrecci particolari che poi vedrete, li farò in questo disegno, che richiamano gli intrecci che loro fanno con le foglie delle palme per fare tappeti o per fare i tetti delle capanne. Quindi tutta l'iconografia è estremamente legata alla loro quotidianità, alla caccia, alla vita sociale, quindi ci sono gli animali che loro conoscono, le tartarughe, gli squali. Come si riportano questi significati nella contemporaneità e nella nostra società? Ma guarda, sinceramente non credo che chi se li fa voglia portare quella simbologia qui, ma voglia più che altro fare il contrario, cioè andare lui lì. Quindi è un richiamo ad una entità tribale molto lontana da noi e per certi versi giudicata migliore della nostra. Quindi sicuramente una cosa di cui rimase affascinato anche Cook è la serenità, la tranquillità, l'armonia che queste popolazioni indigene vivevano rispetto alla frenesia che già all'epoca vivevamo in Europa. Quindi queste culture qui hanno questo fascino della verità ancestrale, no? A cui uno cerca di fare riferimento. Noi oggi dobbiamo ricorrere a questo per avere un minimo di relax, c'è chi fa yoga, chi fa meditazione orientale, non esiste una meditazione occidentale, una cultura della serenità europea. Dobbiamo sempre rifarci a culture tribali che sono molto lontane da noi. Quindi chi si data questa cosa qua non vuole, secondo me, poi magari bisognerebbe chiedere a lui, ma non vuole, secondo me, portare quella cultura qui, ma più che altro fare il contrario, andare lui lì, anche a livello ideologico, non fisico, anche se un viaggetto magari non sarebbe male lì, no? Ora viene la parte divertente, quella di preoccuparsi di riempire in armonia queste zone qui. Allora, per evitare, lui vuole che il suo tatuaggio finisca in modo netto, orizzontale, quindi non posso farla qui la chiusura, perché qua non c'è niente di orizzontale, ci sono tutte queste curve da considerare, qui devo farlo dove questi dettagli anatomici non ci sono, quindi mi devo alzare e andare qua, in questa zona qua, lontana da questi dettagli anatomici. Qui c'è il tendine d'Achille, un affossamento che porta al malleolo, invece qui no, qui è più liscio, quindi la chiusura come la vuole fare lui deve finire qua, non può andare qua. Se io facessi qua verrebbe una brutta cosa. Questa è una tartaruga con dentro sul guscio a un guardiano che proteggerà il nostro amico dagli spiriti malvagi. Contento? Sì. Bene. Non ti sta proteggendo da me comunque, te lo dico. Per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre alla prossima puntata. Riscopri il gusto di mangiare fuori. Piadina Più, il più che fa la differenza. Leggera, nutriente, gustosa, con tante ricette esclusive per un gusto inimitabile. Classica, speciale, sfiziosa, 9 cereali con molte altre varianti. Friabile, leggera, dorata e Piadina Più. Ad Arezzo al centro commerciale al Magnifico. Più, Piadina Più. Belle Arti 1938 nel cuore di Arezzo, in via San Francesco, a pochi passi dall'omonima piazza. Dal 1938 al servizio degli artisti, professionisti, restauratori, studenti, appassionati di arte e scrittura. Da Belle Arti 1938 troverete un vasto assortimento di carte, colori, pennelli, matite, tele pronte e su misura. Pennarelli per grafici e fumettisti, bombolette per writers e street artist e molto altro ancora. Belle Arti 1938, via San Francesco 5, ad Arezzo.